Benissimo, Buongiorno. parto io con proprio 30 secondi di presentazione di questo Journal Club che è dedicato questa volta all'emodialisi. Abbiamo un po', diciamo, non abbiamo fatto molti interventi sull'emodialisi, perché invece è una parte importante della nostra specialità. Quindi grazie Laura per aver scelto questo argomento. Quindi parleremo di uno studio che confronta emodialisi con emodiafiltrazione. Prego, Laura. Buongiorno a tutti, sono Laura Bisegna, specializzanda all'inizio del terzo anno della scuola di specializzazione in nefrologia dell'Università di Milano. Ho frequentato tutto il mio secondo anno l'unità di dialisi dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, per cui nella scelta del mio Journal Club ho deciso di optare per un argomento visto affrontato durante l'anno, che è da sempre praticamente oggetto di dibattito e discussione in ambito nefrologico e soprattutto in ambito di dialisi. In particolare, ho deciso di focalizzarmi sul confronto tra due metodiche dialittiche, quindi l'emodialisi convenzionale in bicarbonato e l'emodiafiltrazione, andando ad approfondirlo per quanto riguarda uno studio i cui risultati sono stati pubblicati lo scorso anno, che è lo studio COMVINS, di confronto tra le due metodiche in termini di benefici sulla sopravvivenza e di mortalità. Allora, il punto di partenza per parlare di questo argomento è sicuramente la mortalità, l'elevato tasso di mortalità dei nostri pazienti dializzati. Infatti, la sopravvivenza dei nostri pazienti dializzati sappiamo essere nettamente ridotta rispetto a quella della popolazione generale e si stima un tasso di sopravvivenza a 5 anni pari o addirittura inferiore al 40%. E questo possiamo osservarlo in questo grafico, è un grafico che confronta la mortalità annua percentuale tra popolazione dializzata e non dializzata. Possiamo osservare come questa differenza sia particolarmente evidente per le fasce di età più giovani, quindi un soggetto di età compresa tra i 25 e i 35 anni ha sostanzialmente un tasso di mortalità annua paragonabile a un soggetto over 70, over 80 della popolazione generale. Quindi sicuramente un dato di mortalità molto significativo, che ha portato nel tempo all'esigenza di cercare di sviluppare delle metodiche che potessero ridurre questo dato di mortalità così importante. Allora, l'emodialisi in bicarbonato rimane sicuramente la metodica dialittica più diffusa, più prescritta. La depurazione in questo caso si basa sul processo di diffusione, quindi il passaggio di soluti attraverso una membrana semipermeabile, cioè il nostro filtro, secondo gradiente di concentrazione. In questo caso la depurazione principalmente a carico delle piccole molecole, il cui prototipo è rappresentato dall'urea. L'emodiafiltrazione nasce proprio con l'esigenza di cercare di introdurre nella pratica clinica una nuova metodica che avesse l'obiettivo di ridurre quel dato di elevata mortalità visto prima nei pazienti dializzati. Nell'emodiafiltrazione quindi abbiamo la combinazione di due metodiche di depurazione, ovvero la diffusione che abbiamo appena visto e la convezione. Con la convezione noi abbiamo una rimozione a livello del dializzatore di una quota variabile di acqua plasmatica tramite applicazione di un gradiente pressorio, quota di acqua che poi viene sostituita con una soluzione salina a concentrazione nota. E lo spostamento dei soluti, quindi il processo di depurazione, si associa e secondario proprio al processo di ultrafiltrazione. L'emodiafiltrazione che noi attuiamo oggi abitualmente, l'emodiafiltrazione online, qui si ha la produzione online di un liquido sterile ultrapuro che poi viene rinfuso al paziente in pre e post diluizione a seconda che venga restituito a monte a valle del punto. L'emodiafiltrazione standard che veniva effettuata in passato è una metodica che penso nessuno di noi specializzandi ha mai visto. In questo caso il liquido veniva fornito, il liquido di sostituzione veniva fornito tramite delle sacche. Ovviamente i volumi convettivi che venivano raggiunti erano nettamente inferiori e questo ovviamente inficiava anche il processo di depurazione. Allora, sono stati negli anni condotti moltissimi studi di confronto tra le due metodiche, non solo di confronto per quanto riguarda la mortalità che vedremo dopo, ma in generale su una serie di aspetti clinici che potessero portare benefici ai nostri pazienti. Quello che è emerso da tutta una serie di studi è come
con i pazienti sottoposti ad HDF online si potesse ottenere una maggiore stabilità cardiovascolare intradialittica, quindi particolarmente utile in tutti quei pazienti che vanno incontro a un'instabilità emodinamica nel corso della seduta, minore induzione di flogosi, migliore rimozione di fosforo beta 2 microglobulina, miglioramento del quadro di anemia con ridotta sviluppo di resistenza all'eritropoietina, miglioramento dello stato nutrizionale, del profilo lipidico e riduzione dello stress ossidativo. Allora, sono stati poi però condotti tutta un'altra serie di studi volti al confronto tra le due metodiche in termini di mortalità e beneficio sulla sopravvivenza. Questo appunto lo studio COMBINS su cui io mi sono focalizzata in questo Journal Club è uno studio di confronto delle due metodiche in termini di benefici sulla sopravvivenza. I risultati sono stati pubblicati l'anno scorso, quindi a giugno del 2023, con questo articolo, Effect of Hemodiafiltration or Hemodialysis on Mortality in Kidney Failure sul New England Journal of Medicine. Questo appunto è lo studio più recente, ma ne sono stati condotti numerosi negli anni passati, sempre per cercare di capire se ci potesse essere un beneficio in termini di riduzione della mortalità di una metodica piuttosto che dell'altra. Ho riportato gli studi più noti sull'argomento, ad esempio lo studio Contrast, i risultati sono stati pubblicati nel 2012 sul Journal of American Society of Nephrology, è uno studio in cui sono state confrontate, in questo caso, l'emodialisi filtri low flux rispetto all'HDF online. Non è stata dimostrata alcuna riduzione della mortalità per tutte le cause nei pazienti in HDF online e nemmeno una riduzione degli eventi cardiovascolari, rispettivamente come outcome primario e secondario. Quello che emerge però da un'analisi effettuata a posteriori, come in effetti la mortalità per tutte le cause risultasse inferiore nei pazienti, considerando solo pazienti in HDF online sottoposti a elevati volumi convettivi. E sostanzialmente risultati analoghi si ottengono da un altro studio, lo studio Turkish, risultati sempre pubblicati nel 2012 su Nephrology Dialysis Transplantation. In questo caso il confronto è stato effettuato tra emodialisi, iFlux ed emodiafiltrazione online. Anche in questo caso non emergono differenze significative di mortalità per tutte le cause né di sviluppo di eventi cardiovascolari tra i due gruppi, ma ancora una volta da un'analisi effettuata a posteriori emerge invece come vi fosse una ridotta mortalità e anche una minore insorgenza di eventi cardiovascolari nei pazienti trattati con emodiafiltrazione online con volumi di sostituzione di almeno 20 litri. Quindi emergono dei risultati sicuramente incoraggianti, ma non proprio di univoca interpretazione. Lo studio ESOL è lo studio prima del COMBIS che fornisce dei risultati un po' più significativi sul tema. È stato uno studio condotto da un gruppo di ricercatori spagnoli, è stato pubblicato l'articolo che ne espone i risultati nel 2013 e ancora una volta vengono confrontate le due metodiche, quindi emodialisi con filtri iFlux e emodiafiltrazione online, sempre in termini di benefici sulla sopravvivenza. E da questo studio in effetti emerge come vi fosse una riduzione del rischio di mortalità per tutte le cause nei pazienti sottoposti a emodiafiltrazione online, riduzione della mortalità cardiovascolare e della mortalità correlata alle infezioni. Così come per gli studi precedenti, ancora una volta emerge come la riduzione del rischio di mortalità fosse più evidente nei pazienti sottoposti ad HDF che ricevevano volumi convettivi più elevati. In questa slide possiamo osservare un po' le caratteristiche e il confronto tra gli studi di cui abbiamo appena parlato, quindi nei primi due, lo studio Contrast e Turkish, dicevamo, non emergono differenze significative per quanto riguarda la mortalità e gli eventi cardiovascolari, ma inizia a emergere un possibile beneficio di sopravvivenza correlato alle dosi convettive. Lo studio ESOL ci dà dei risultati un po' più significativi, un po' più incoraggianti. Tuttavia, qual è stata la problematica principale di questo studio, la critica che è stata effettuata a posteriori? È che tendenzialmente si era osservata una popolazione, di pazienti mediamente più fit della media che noi possiamo osservare nei nostri centri di dialisi, quindi pazienti relativamente giovani,
con una percentuale di diabete relativamente bassa, così come per la malattia cardiovascolare, pa molti pazienti con una diuresi residua e la maggior parte dei pazienti portatori di fistola arteriovenosa nativa come accesso vascolare. E queste poi vedremo sono un po' anche le stesse critiche che verranno fatte anche allo studio Convince. Questo appunto è lo studio Convince che abbiamo già visto prima di comparazione tra emodiafiltrazione online ad elevati volumi e emodialisi ai flux in termini di benefici sulla sopravvivenza. È stato condotto un trial internazionale multicentrico prospettico randomizzato controllato che ha coinvolto 8 paesi europei e che sono i seguenti, e 61 centri partecipanti. L'Italia non è tra i paesi partecipanti. Allora, quali sono stati gli outcome di questo studio? Allora, come outcome primario, la mortalità per tutte le cause. Tra gli outcome secondari, sono stati inseriti la mortalità a causa specifica, le ospedalizzazioni ricorrenti per tutte le cause e per cause infettive, il trapianto di rene, e soprattutto tutti gli eventi cardiovascolari, sia eventi cardiovascolari fatali che non, quindi infarto del miocardio, uno stroke, tutte le procedure coronariche terapeutiche, quindi angioplastiche con stenting, bypass aortocoronarico, procedure vascolari, quindi a livello di tronchi sovraortici oppure dei vasi periferici degli arti inferiori. Arriviamo ai criteri di inclusione che rappresentano uno dei punti più importanti, secondo me, di questo studio. Ovviamente tutti i pazienti arruolati dovevano avere tutti questi criteri di inclusione positivi, quindi aver firmato un consenso informato, dovevano essere pazienti di età superiore ai 18 anni, con diagnosi di malattia renale cronica terminale, in emodialisi da almeno 3 mesi e soprattutto in grado di poter raggiungere, se shiftati in emodiafiltrazione online, degli elevati volumi convettivi in poste di diluizione almeno superiore a 23 litri. E questo sappiamo rappresenta un po' il punto più critico dello studio, in quanto sappiamo che nella pratica clinica questo non è un dato che è sempre così facile ottenere. Pazienti sottoposti a dialisi ritmo trisettimanale della durata di almeno 4 ore per seduta e pazienti in grado di comprendere la procedura e lo studio a cui venivano sottoposti. Tra i criteri di esclusione abbiamo la scarsa compliance al trattamento in termini di prescrizione, specialmente per quanto riguarda la frequenza e la durata del trattamento, un'aspettativa di vita inferiore ai 3 mesi, poi sono stati esclusi tutti i pazienti che erano stati sottoposti a emodiafiltrazione nei 90 giorni prima dell'inizio dello screening, esclusi quelli sottoposti a trapianto di rene nei 6 mesi successivi all'inizio dell'arruolamento e tutti quelli che avessero sviluppato condizioni cliniche che potessero interferire con il trattamento, portare allo sviluppo di qualsiasi complicanza o alterare la compliance del paziente. E poi esclusi i pazienti che non potessero essere sottoposti a visite di controllo per più di 3 mesi durante il periodo di follow-up. Allora, sono stati randomizzati 1.360 pazienti tra appunto una quota 677 pazienti che hanno proseguito con l'emodialisi ai flux convenzionale e 683 pazienti invece sono stati shiftati in emodiafiltrazione online in post-diluizione. In realtà il numero, la popolazione, diciamo, che si era pensato di arruolare in partenza era di numero più elevato, quindi si era stimato di poter arruolare 1.800 pazienti, ne sono stati poi selezionati 1.402, di questi una quota esclusi per motivazioni cliniche o per mancata volontà di partecipazione allo studio. Per cui si è arrivata alla fine alla randomizzazione di questa quota di pazienti, però non una tremendiale. Il primo paziente è stato arruolato a ottobre del 2018 e la procedura si è conclusa a marzo del 2021 e poi i risultati pubblicati all'inizio del 2023. Il follow-up medio è stato di 30 mesi e durante questo periodo di controllo i pazienti sono stati sottoposti a visite a cadenza mensile nel primo anno e a seguire trimestrali. Sono stati poi stratificati i pazienti anche
riguarda le caratteristiche anagrafiche cliniche, quindi per età, storia di patologia cardiovascolare e di diabete, età dialitica, accesso vascolare e pregresso trapianto di rene. Per questa stratificazione sottolineerei due cose. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda l'età dei pazienti, possiamo osservare come entrambi i gruppi la popolazione, cioè l'età della popolazione sia relativamente bassa, quindi una popolazione giovane, perché abbiamo un'età media di 62,5 e 62,3 anni, più o meno 13. Nella maggior parte dei centri dialisi siamo soliti osservare una popolazione anche di età sicuramente più elevata. E poi un altro aspetto che vorrei sottolineare riguarda l'accesso vascolare, quindi in entrambi i gruppi, quindi sottoposti a emodialisi e emodiafiltrazione, più dell'80% dei pazienti risultava essere portatore di fistola nativa. Abbiamo solo un 13 e 14% di pazienti portatori di catetere venoso centrale. Anche questo dato, devo dire, mi sembra poco realistico rispetto a quanto noi siamo abituati a osservare nei nostri centri dialisi, perché in molti centri la percentuale di cateteri può superare anche il 50% rispetto all'accesso vascolare realizzato con fistola nativa. Questo perché comunque risulta sempre più complicato a livello tecnico allestire delle fistole nei nostri pazienti che sono sempre più anziani, comorbidi, vasculopatici, diabetici, per cui la realizzazione anche a livello tecnico non è sempre così scontata. Così come ci possono essere delle problematiche, a volte anche logistiche, per quanto riguarda la sala operatoria, o ancora molti pazienti che magari giungono in visita negli ambulatori pre-dialisi, come le ittere ferrale, per cui per questi pazienti c'è necessità di iniziare la dialisi mediante un catetere venoso centrale. Allora, arriviamo ai. Scusami Laura, ti interrompo, torna un attimo indietro perché poi mi dimentico di farti la domanda alla fine, però volevo commentare quello che hai appena detto. Secondo me la tabella comunque è una buona garanzia poi sul confronto dei risultati, perché Sì, i certo. pazienti che hanno un'età media a 62 anni è auspicabile che ci siano l'80% dei pazienti con fistola anche in Italia, quindi probabilmente in parte questa frequenza elevata di fistola nativa è legata anche al fatto che molti erano pazienti giovani, perché lì c'è una deviazione di più o meno 13, quindi qua c'erano anche dei pazienti di 40 anni, sicuramente 30, 40, 45, 50 anni. Poi quello che ci si potrebbe aspettare è che per fare l'emodiafiltrazione hai bisogno di un buon accesso, perché se no col catetere può essere difficile raggiungere dei flussi adeguati. Quello che poteva succedere è che l'occlusivo era sbilanciato, nel senso che poteva succedere poi che magari finiva che in emodiafiltrazione c'erano pazienti con più fistole, perché lì ci sono anche maggiori esigenze di flusso. Invece, siccome immagino lo studio è stato randomizzato, giusto? Sì. Ecco, quindi hanno scelto tutti i pazienti che poi potessero fare in maniera adeguata l'emodiafiltrazione, sia che cascassero in un braccio che nell'altro. E quindi giustamente tra i due gruppi non c'è differenza, tutti e due erano l'80%, e quindi questo dà poi anche una garanzia di una maggiore affidabilità dei risultati. È vero, sì, certo. No, infatti è vero, è auspicabile sempre nei pazienti giovani avere questo tipo di accesso, quindi sicuramente. Esatto. Comunque il tuo messaggio è chiaro, cioè questa non è la popolazione tipica che vediamo nei nostri centri di Centri dialisi. dialisi, sì. Allora, arriviamo ai risultati di questo studio. Per quanto riguarda l'outcome primario, di mortalità per tutte le cause, questo si è verificato in 118 pazienti sottoposti ad emodiafiltrazione online ad elevati volumi, quindi una mortalità del 17%, e in 148 pazienti sottoposti a emodialisi in bicarbonato con filtri flux, quindi con una mortalità del 22%. Quindi di fatto quello che emerge da questo studio è come sia stato riscontrato una riduzione di mortalità per tutte le cause del 23%, quindi
Noi abbiamo ottenuto dati che ci dicono sostanzialmente che una metodica risulta superiore all'altra in termini di beneficio sulla sopravvivenza. Questo dato è stato un po' meno di chiara interpretazione, andando poi a effettuare sempre questo tipo di analisi, però nei sottogruppi di popolazioni. Infatti, questo dato di differenza di mortalità non è stato confermato in determinate sottocategorie di pazienti. Ad esempio, considerando solo i pazienti con storia cardiovascolare o solo con storia di diabete, praticamente non si è osservata una differenza di mortalità per tutte le cause tra i due gruppi, cosa che invece è stata confermata andando a considerare solo popolazione esente da storia di diabete o esente da storia di patologia cardiovascolare. Per quanto riguarda invece gli outcome secondari, non è stata ottenuta alcuna differenza significativa tra i due gruppi. Infatti, il rischio di mortalità per causa cardiovascolare, così come l'insorgenza di eventi cardiovascolari anche non fatali, sono risultate simili tra i due gruppi, quindi nessuna differenza significativa. Così come per il rischio di ospedalizzazioni ricorrenti, non si è osservata alcuna differenza statisticamente significativa. Quindi di fatto noi abbiamo, diciamo, dei risultati che emergono da questo studio, secondo me estremamente importanti, che ci hanno fatto capire come una metodica, quindi l'emodiafiltrazione online con elevati volumi convettivi, sia superiore in termini di riduzione della mortalità rispetto all'emodialisi con filtri iFlux, l'emodialisi in bicarbonato. Quali sono stati però i limiti e le criticità emersi da questo studio? Allora, innanzitutto non sono stati raccolti dati relativi all'etnia dei pazienti che sono stati arruolati nello studio, quindi non è detto che questi risultati siano generalizzabili ai soggetti non caucasici con malattia renale cronica terminale. E poi quello che forse è un po' il limite, cioè la criticità più che altro che emerge soprattutto da questo studio è che la riduzione della mortalità è stata sì dimostrata, ma solo nei casi in cui era possibile ottenere volumi di sostituzione di almeno 23 litri. Anzi, in partenza sono stati arruolati solamente pazienti in grado di poter raggiungere questi volumi convettivi. Quindi, come dicevamo prima, può essere che magari sia stata selezionata una popolazione che è lontana da quella che noi possiamo osservare comunemente nei nostri centri dialisi. E collegandoci proprio a questo discorso, appunto, come abbiamo visto prima, più dell'80% dei pazienti risultava portatore di fistola nativa, quindi un accesso vascolare che sappiamo essere più performante e che ci rende più facile ottenere quegli elevati volumi convettivi. Un altro limite di questo studio è legato al fatto che la numerosità del campione non è stata sufficiente per far emergere dati relativi alla mortalità causa specifica. Infatti, la quota di soggetti che si era pensato di arruolare inizialmente per ottenere dei dati significativi era di 1.800 pazienti, si è arrivati invece alla randomizzazione di 1.360. Questo però di contro potrebbe anche essere un indice di una possibile sottostima del risultato relativo all'outcome primario che potrebbe essere ancora più significativo. Allora, quindi dicevo, il principale punto su cui ragionare, che emerge da questo studio sono appunto queste elevate dosi convettive, per cui gli stessi autori dello studio ci propongono una flowchart su come cercare di implementare, questo valore e su cosa ragionare al momento, in cui viene effettuata o modificata la nostra prescrizione dialitica. E questi sono i principali fattori su cui noi andiamo a ragionare, quindi il tempo di trattamento, il flusso sangue e la frazione di filtrazione. Relativamente al tempo di trattamento, gli autori propongono una durata di almeno 4 ore per sessione, su cui sicuramente siamo tutti d'accordo per quanto riguarda la prescrizione, ma che tante volte nella pratica non è sempre così facile realizzare, ottenere, perché magari i pazienti sono intolleranti al trattamento, vanno incontro a un'instabilità emodinamica, soprattutto al termine della seduta, chiedono di essere staccati in anticipo, per cui non è detto che ad ogni sessione sia sempre così semplice avere questo tempo netto di 4 ore.
Poi, per quanto riguarda il flusso sangue, allora l'emodiafiltrazione sappiamo essere una metodica tempo dipendente ma anche flusso dipendente. Questi autori ci propongono un flusso sangue di almeno 400 ml minuto, anche in questo caso secondo me è un dato che osserviamo poco di frequente, comunque ci propongono una serie di punti su cui ragionare per cercare di implementare sempre nei limiti di sicurezza questo parametro. Quindi sicuramente andare a ragionare sull'accesso vascolare, sulla portata dell'accesso. Loro ci scrivono una portata di almeno 600 ml minuto, secondo la vecchia regola del 6, però noi possiamo considerare una buona portata di una fistola almeno 800, 900, 1000 ml minuto. Quindi se non è possibile raggiungere questi valori, implementarli, magari andare a indagare il nostro accesso vascolare con la fistolografia oppure anche prima con l'ecocolor Doppler e cercare di capire se ci sia una problematica di stenosi che eventualmente si possa trattare. Ragionare poi anche sugli aghi, quindi in caso di uso di ago singolo, ovviamente propongono il passaggio alla puntura in biago e soprattutto fare attenzione alla dimensione degli aghi. Anche in questo caso spesso viene proprio la richiesta dal paziente di essere punto con aghi più piccoli per il miglioramento. Ovviamente l'ago di dimensione maggiore ci può garantire un flusso sangue più elevato. Infine andare a ragionare su una serie di parametri che possono influenzare la frazione di filtrazione, quindi eventualmente capire se si possa modificare un valore di ematocrito eccessivamente elevato, quindi rivedere il dosaggio di eritropoietina se presente la terapia in atto, in caso di coagulazioni del filtro frequenti o precoci, andare a rivedere la terapia anticoagulante oppure pensare di passare all'utilizzo di filtri con superfici maggiori. Questo è uno studio che ho riportato, un articolo in realtà un po' datato perché è stato pubblicato nel 2015, ma che comunque ho trovato interessante, che andava a mirare un studio che andava a indagare i fattori modificabili e non modificabili associati al raggiungimento di volumi di sostituzione di almeno 21 litri per sessione in pazienti sottoposti a emodiafiltrazione online, sempre in post-diluizione. Lo studio condotto che ha coinvolto 6 paesi europei, più di 3.000 pazienti arruolati, e quello che è stato osservato è che i fattori positivamente associati al raggiungimento di questi volumi erano in parte quelli già visti prima, quindi il tempo di trattamento, il flusso sangue, la superficie del filtro, l'età avanzata, questo è un dato sicuramente più di complessa interpretazione. Fattori negativamente associati invece un elevato ematocrito, il sesso maschile, un elevato BMI e pazienti portatori di cateteroprotesi rispetto a quelli portatori di fistola nativa, così come la dialisi di inizio settimana rispetto al turno infrasettimanale. Allora, arriviamo alle conclusioni del nostro Journal Club. Allora, quindi quello che emerge, i risultati che emergono da questo studio sostanzialmente è che vi sia un ridotto rischio di mortalità per tutte le cause per i pazienti sottoposti ad emodiafiltrazione online ad elevati volumi rispetto ai pazienti sottoposti a emodialisi con filtri iFlux. Quindi, come dicevamo prima, emerge un po' la superiorità di una metodica rispetto all'altra in termini di beneficio sulla sopravvivenza. Bisogna poi ovviamente andare a ragionare sulla pratica clinica e come questo risultato possa impattare sulla nostra pratica quotidiana. Quindi sicuramente tenere sempre conto dell'applicabilità di questi risultati nella nostra pratica clinica, perché dobbiamo ricordare appunto quali sono stati i criteri di inclusione ed esclusione allo studio. Quindi sono stati inclusi solamente pazienti che, se shiftati in emodiafiltrazione, potessero ottenere questi volumi convettivi, quindi almeno 23 litri per sessione. E quindi, come dicevamo prima, la possibilità magari che ci sia stato un bias di popolazione, quindi che tutta la popolazione arruolata dello studio fosse mediamente più fit di quello che noi osserviamo nei nostri pazienti dializzati. E questo quindi cosa ci deve portare a fare? Un po' a rivedere, secondo me, le prescrizioni dialitiche, quindi cercare dove è possibile di rivedere i parametri di cui abbiamo parlato prima, quindi parametri legati al flusso sangue, il tempo di trattamento, per cercare di implementare il più possibile questi valori.
E per quanto riguarda i costi, in realtà non ci sono più differenze significative di costo tra le due metodiche. E quindi arriviamo alla conclusione vera del nostro discorso, cioè chiederci poi alla fine, a chi prescrivere questo tipo di dialisi che è risultata effettivamente essere, migliore in termini di, sopravvivenza rispetto all'emodialisi in bicarbonato convenzionale. Allora, nei nostri centri dialisi la metodica più prescritta è ancora la bicarbonato dialisi. Porto l'esempio del mio centro, in cui abbiamo un 30% di pazienti che sono sottoposti a emodiafiltrazione online e un 70% invece una dialisi in bicarbonato. Nella maggior parte dei casi, generalmente, quali sono le applicazioni più comuni? Cioè, chi sono i pazienti a cui, noi per cui tendiamo a prediligere l'emodiafiltrazione? Allora, pazienti, mediamente più giovani, con aspettativa di vita più elevata, per esempio anche i pazienti in attesa di trapianto, quindi per portarli nella migliore condizione possibile al trapianto, oppure ancora, ad esempio, pazienti con elevata instabilità emodinamica, per cui appunto si è osservato un effetto benefico. Quindi a questo punto ci dovremmo chiedere a tutti gli altri pazienti quale metodica prescrivere. Secondo me, appunto, alla fine di tutto questo ragionamento, il punto cruciale è sempre cercare di, dove possibile, poter implementare la diffusione di questa metodica, ma sempre tenendo conto, che il nostro beneficio di sopravvivenza è stato dimostrato solo in caso di volumi di dosi convettive elevate. Quindi, appunto, cercare dove possibile di rivedere le prescrizioni e cercare di migliorare, questo dato. Quest'ultima slide l'ho aggiunta solo proprio pochi giorni fa, perché appunto il 26 ottobre 2024 è stata pubblicata sull'Lancet questa meta-analisi, sempre di confronto tra le due metodiche, in cui sono stati raccolti dati di 5 trial, inglobando quindi più di 4.000 pazienti, e solo in parte gli studi di cui abbiamo parlato prima. Che cosa emerge da questa analisi? Sostanzialmente vengono confermati i dati che abbiamo appena visto, ma non solo. Emerge come l'emodiafiltrazione online ad elevati volumi, se comparata con l'emodialisi convenzionale, riduce il rischio di mortalità per tutte le cause, così come era stato dimostrato nello studio CONVINS, ma è emersa anche una riduzione della mortalità cardiovascolare. Ed emerge poi come il rischio di mortalità cioè sia effettivamente risultato più evidente all'aumentare dei volumi convettivi per i pazienti in emodiafiltrazione online, e quindi di fatto dimostrando questa relazione dosi dipendente tra outcome e volumi convettivi, come si può osservare anche da questo grafico. Quindi all'aumentare dei volumi convettivi una riduzione della mortalità esposta come hazard ratio. Ok, grazie a tutti. Grazie mille Laura per la presentazione che è stata molto interessante. A me è venuta una curiosità perché lo studio è stato condotto tra il 2018 e il 2021, che come ben sappiamo sono stati gli anni della pandemia Covid. Quindi la curiosità era come la pandemia possa aver influito sui risultati della mortalità di questo studio, se ha influito. Allora, influito in quanto, appunto, come dicevo prima, la popolazione comunque che è stata sottoposta a randomizzazione è stata una popolazione inferiore rispetto a quanto si era pensato inizialmente, e ovviamente il numero stimato inizialmente di 1.800 pazienti era un numero per cui si pensava si potessero ottenere dei dati significativi sia per quanto riguarda l'outcome secondario. Per quanto riguarda gli outcome secondari, sicuramente la mortalità legata al Covid, ha influenzato il fatto di poter distinguere in maniera meno facile la causa effettiva di morte di questi pazienti, in quanto pazienti Covid positivi magari non è stato chiaro se, diciamo, la causa di morte effettiva sia stata una causa cardiovascolare, oppure ad esempio siano
deceduti a causa, per la causa infettiva, lo storm citochinico, lo stato infettivo. Quindi direi per questi aspetti, Quindi, sì. scusami Laura, no, nel lavoro non c'era scritto quali erano state le cause di morte di questi pazienti, non c'era una tabella in cui spiegavano quanti erano morti per malattie cardiovascolari o quanti erano per altre cause. Allora, sì, la principale mortalità comunque per causa cardiovascolare, sì, rispetto alle Quindi altre cause, questo ci fa pensare che non ci fossero molti pazienti deceduti per Covid, però la domanda è assolutamente molto pertinente, perché potrebbe essere sfuggito magari qualche... Che in effetti poi in 3 anni circa il 20% di mortalità con 62 anni di età media non è pochissimo in effetti, eh? Vuol dire uno su cinque pazienti morti in 3 anni con quell'età media lì. Quindi è una mortalità significativa in effetti. Posso fare una domanda a Laura? Innanzitutto complimenti per la bellissima relazione. Allora, questo studio è uno studio molto interessante, secondo me, perché ha evidenziato per la prima volta una differenza in termini di sopravvivenza, quindi con un outcome forte primario che è la mortalità, tra due metodiche, quindi tra l'emodiafiltrazione e l'emodialisi ad alti flussi, ma il vantaggio maggiore si è dimostrato, se non sbaglio, Laura, correggimi, in una popolazione di giovani età. E d'altronde la mortalità dei pazienti in trattamento dialitico è superiore alla mortalità rispetto a soggetti di pari età e sesso nella popolazione generale. E la mortalità è superiore in quel gruppo di pazienti che è più giovani rispetto ai pazienti anziani. Questo mi fa pensare che i pazienti più giovani possono avvantaggiarsi in termini di mortalità di metodiche, quale appunto l'emodiafiltrazione. Nei pazienti più anziani la mortalità invece è gravata più dalle comorbidità cardiovascolari e Certo. diabete. E quindi noi dovremmo avere più attenzione nel trattare il rischio cardiovascolare e le comorbidità di questi pazienti. Questa è la prima domanda, e poi vorrei sapere il tuo commento. La seconda cosa che, secondo il messaggio di questo studio, ma anche degli studi precedenti, è che queste metodiche miste con vettine diffusive, sicuramente il vantaggio è ottenuto con elevati volumi di linfusione, con volumi di linfusione superiore a 23 litri. Questo è lo studio, l'hanno usato questo studio, ma l'ha dimostrato anche il Contrast e il Turkish negli anni precedenti. E il volume di linfusione viene ottenuto a scapito di un aumento del tempo di dialisi, e quindi in questo studio infatti ci sono impieghi di dialisi superiori a 4 ore, e a scapito di un elevato flusso sanguigno. Quindi questo è l'altro messaggio, che questo studio, è vero, ha dimostrato una superiorità in termini di mortalità, ma forse una scarsa applicabilità nella pratica clinica di tutti i giorni, dove noi abbiamo dei pazienti sempre più anziani, sempre più con comorbidità, sempre più con accessi vascolari non nativi ma temporanei o permanenti, tipo generalizzati, e con bassi flussi sangue. L'altra cosa, l'altra considerazione è che voi potete selezionare i pazienti per indirizzarli a una metodica già considerando il volume dell'infusione da applicare e in considerazione del flusso sangue, calcolando la frazione di iniezione, calcolando una frazione di iniezione compresa tra il 20 e il 30%, voi potete calcolare il tempo che il paziente deve fare per ottenere un volume di infusione di 23 litri con un flusso sangue e con un flusso sangue in base all'ematocrito, perché in realtà la frazione di filtrazione è condizionata non tanto dal flusso sangue quanto dal flusso plasma.
e quindi dipende in realtà dall'ematologia. Volevo dei commenti su questo. No, cioè, sono comunque assolutamente d'accordo su tutte queste osservazioni. Allora, per la parte, anche secondo me, spesso non è così semplice ottenere i dati che loro propongono, nonostante loro lo propongono come appunto approcciato di Laura, non la. si sente molto bene, devi parlare verso il computer, forse. Scusate. No, dicevo che comunque sono molto, cioè, mi trovo molto d'accordo con le osservazioni del prof, perché anche secondo me spesso non è così semplice applicare tutti quei parametri, quindi un tempo di trattamento così duraturo, ottenere un flusso sangue così adeguato nei nostri pazienti. Per quanto riguarda, diceva, della frazione di filtrazione. Tante volte con i nostri valori magari sì, flusso sangue, Q-plasma, di ematocrito e di ultrafiltrazione, si può calcolare il tempo, si potrebbero ottenere dei tempi molto lunghi che vanno assolutamente oltre le 4 ore, che però, come dicevo prima, spesso è irrealistico pensare a delle sedute che superino le 4 ore nei nostri pazienti comorbidi, intolleranti al trattamento, magari con instabilità emodinamica. Relativamente al primo commento, invece, sì, appunto, abbiamo dimostrato questo beneficio in una popolazione che è nettamente più giovane a quanto noi osserviamo nella media. Per gli altri pazienti, cioè comunque questo dato di riduzione della mortalità è vero che è emerso con questa popolazione di pazienti, ma non sappiamo quello che potrebbe emergere con una popolazione di pazienti di età anche più avanzata. Per cui, secondo me, il punto è sempre andare a cercare di rivedere la nostra prescrizione, dove è Sì, possibile. però volevo far notare questo, che la mortalità nel gruppo trattato con emodialisi era del 17%, nel gruppo trattato con l'emodiafiltrazione del 21%, quindi dei dati, sì, contrario, scusate, contrario. Comunque, è vero che c'è una differenza statisticamente significativa, ma in percentuale è una percentuale ridotta. In confronto 21 verso il 17%. Sì, è sempre questo fatto, l'avevamo commentato forse anche nell'ultimo Journal Club. Il lavoro dovrebbe includere anche nei risultati e diciamo, evidenziare bene il parametro del numero di pazienti da trattare per risparmiare un evento, cioè il Number Needed to Treat, NNT, perché questo è un parametro che dà un'informazione molto più, diciamo, affidabile, solida rispetto all'efficacia di un nuovo trattamento, perché è chiaro che se io ho una riduzione del 50% di un evento e questo viene invece che nel 2% dei casi nell'1%, è il 50% in meno, però in assoluto è pochissimo, no? Diverso è una riduzione del 50%, dal 50 al 25% dei casi. E allora questa numerosità degli eventi diventa cruciale e si può calcolare questo numero di pazienti necessari per di essere trattati con la nuova metodica, in questo caso l'emodefiltrazione ad alti flussi, per risparmiare un decesso. Questo un po' forse si potrebbe rivedere bene in questo senso. In assoluto, però, Questo prego, Laura. Dica, scusi. No, volevo dire che questo dato del number needed to treat è stato effettivamente, cioè, è stato calcolato nella meta-analisi che è stata pubblicata sull'Antiti e mi pare questo messo un valore di 26. 26. Laura, stai bene vicino al computer, per favore, perché ti si perde Grazie. spesso. Grazie. E, no, dicevo che è emerso questo valore di 26 dall'ultima meta-analisi, però non dallo studio Commins. Comunque 26 non è male. La meta-analisi era su oltre 4.000 pazienti, quindi Esatto, sì. è un rapporto abbastanza favorevole. Di fatto, se io dovessi iniziare l'emodialisi oggi, chiederei al mio nefrologo di fare l'emodiafiltrazione, credo, alla luce
questi lavori, anche se magari non è, diciamo, esplosivo come risultato, ma sicuramente fa una differenza. Io credo che dovremmo pensare di applicare questa metodica a tutti i pazienti che possono farla. Come tu hai ben evidenziato, non è detto che siano moltissimi, perché abbiamo tutti i pazienti, la mediana di inizio dell'emodialisi, ricordo in Lombardia, è 71 anni, quindi una popolazione molto diversa da quella che ci hai fatto vedere in questo studio. Sicuramente adesso nasceranno un'altra discussione su altre metodiche dialitiche, tipo la metodica dialitica che utilizza delle membrane a medio cutoff e quindi l'expanded hemodialysis. Quindi probabilmente nei prossimi anni avremo il confronto tra un'emodiafiltrazione in termini di mortalità e con queste nuove metodiche che utilizzano appunto membrane a medio cutoff che permettono la clearance di molecole a medio e alto peso molecolare senza avere una clearance convettiva e diffusiva dell'albumina e quindi senza avere una perdita di albumina e quindi inficiando la mortalità per una malnutrizione calorico-proteica spesso determinata dalle metodiche ad alto flusso con perdita di albumina. C'era qualcuno forse prima che aveva alzato la mano che voleva fare un commento? Sì, prego. Buonasera, sono Gabbani. Ciao. Ringrazio, ciao, mi connetto da Niguarda, ringrazio Bisegna per la presentazione. E mi occupo di accessi vascolari qui a Niguarda in dialisi. Come dire, l'appunto che volevo portare era che, come dire, l'accesso vascolare del paziente dipende anche un po' da noi nefrologi, nel senso che, come abbiamo visto, sì, quei 23 litri sono 23 litri per superficie corporea del paziente, quindi significa che il paziente di 50 kg non avrà bisogno di quei 23 litri, ma probabilmente 16-17 saranno già più che sufficienti, mentre invece il paziente di 100 kg probabilmente avrà bisogno anche di 30 litri. Ma sta a noi ovviamente cercare di favorire la circolazione migliore del paziente, il che non significa che con il catetere i pazienti non possano utilizzare. Abbiamo anche sicuramente l'esperienza di cateteri che vanno a 400 dpb senza assolutamente nessun problema, e quindi anche quello può permettere sicuramente degli ottimi scambi dialitici, come anche fissole che vanno a 250, ma anche a 300 di ml minuto. Probabilmente molti pazienti con una superficie corporea abbastanza limitata potranno raggiungere dei volumi convettivi sufficienti. Quindi, come dire, sta, penso, in quella che è la mia opinione, al nefrologio entrare spesso nelle sale per poter far sì che tutte le dialisi possono essere condotte nel migliore dei modi. Poi, ora abbiamo dei reni artificiali che cercano al massimo di ottimizzare questi volumi convettivi, dei filtri che hanno delle superfici che superano i 2 metri, per cui la convezione in questa condizione è sicuramente più che favorita. Sì, mi trovi d'accordo su questo commento. Ovviamente, dove è possibile implementare, ci sono poi dei problemi pratici, tante volte sì, magari tecnici clinici legati proprio alla procedura in sé, però secondo me spesso anche proprio logistici, di organizzazione, disponibilità degli spazi, delle sale operatorie e quant'altro. Però comunque mi trovi d'accordo. Anche perché Grazie. lui Non ti sentiamo, Alessia. no, dicevo che anche la Ah. programmazione dell'accesso vascolare nei nostri ambulatori di predialisi è sicuramente di fondamentale importanza. Non ti sentiamo ancora. Alessia, Devi ripeti per metterti di favore. fronte. Ecco qua. Mi sentite?
Sì, adesso sì. Sì, ok. Dicevo sottolineare l'importanza anche dell'ambulatorio predialisi nel proprio monitoraggio di quello che e nella creazione di quello che sarà poi l'accesso vascolare migliore per quel paziente. Quindi portarlo all'arrivo in dialisi con il migliore accesso vascolare possibile, perché quello ci permette anche di implementare le fistole native. Quindi svolgere anche un lavoro di prevenzione nell'ambulatorio uremici. Ecco, approfitto di quello che hai detto sul predialisi per ricordare che è una membrana molto buona, è anche il peritoneo. Quindi Esatto. Esatto. posso? Prego, Luca. Buonasera a tutti. Innanzitutto complimenti a Laura che ha dato risalto ad una tematica che io dico se ne parla sempre troppo poco in nefrologia, qual è l'emodialisi. Piccola riflessione più che domande. Mi dispiace in primis che l'Italia è stata esclusa da questo studio, visto che siamo stati pionieri di tante cose in emodialisi. Sarebbe bello magari fare una sorta di spin-off di questo studio, andando a recuperare quei dubbi e quei gap che tenevamo, perché ad esempio una popolazione media dialitica come età di 62 anni e mezzo, secondo, con un più o meno 13, secondo me oggi è fuori dal mondo in tutti i contesti regionali, al nord come al sud. Aggiungo anche che fino ad oggi forse era pure un po' difficile realizzare uno studio del genere in Italia, perché in alcune regioni esistevano dei limiti prescrittivi. Ad esempio in alcune regioni c'era, ora è stato per fortuna superata questa cosa, il limite che in ogni centro si potevano fare massimo un 25% di dialisi in HDF. Allora, se c'era il limite di un 25% di dialisi in HDF in un centro, io come potevo fare dei paragoni e dei confronti su vasta scala di questa cosa? Oltre che, come già aveva evidenziato Laro con quella bella freccia rossa, un 12% di protesi, cioè protesi inteso accessi come catetere CVC permanente, anche quello secondo me è un dato che non esiste e non è attualizzato. Quindi questo qua potrebbe essere la base per un ulteriore approfondimento e riflessione. Grazie. Grazie, Sì, Luca, volevo dire che lo studio di Marcelli che ci ha fatto vedere Laura, quello però è stato uno studio molto italiano perché Bernard Canot era l'ultimo nome, però tra gli autori io ho visto che c'era Attilio Di Benedetto, che era il coordinatore delle cliniche nefrocare italiane, quindi quelli erano dati. E di tutti i paesi, di tutti i pazienti europei di Fresenius, delle cliniche Fresenius. Però il motore di quello studio di confronto, che era uno studio che già evidenziava un vantaggio con gli alti flussi, con le, diciamo, le ultrafiltrazioni elevate, di fatto era stato concepito in Italia da Daniele Marcello, con l'aiuto poi di Attilio. Prof, però già ne parlammo, cioè quando si fanno gli studi il campione deve essere quanto più eterogeneo possibile. Il collega Di Benedetto della Nefrocare fece anche lo studio sulle evitare il late referral, che è assolutamente una cosa giustissima con il coordinamento con i medici del territorio già 10-15 anni fa, la distribuzione dei kit, le creatinine, però avere solamente un campione che proviene da una realtà come la Fresenius territoriale, secondo me ti falsa anche in quel caso il dato, o almeno te lo falsa in parte, perdonatemi. No, era comunque uno studio, diciamo, osservazionale, non era uno studio randomizzato controllato, ma a un certo punto, in base a quello studio, siccome ovviamente per un privato che lavora sulla dialisi, il paziente deve sopravvivere il più possibile, cioè lì c'è una convergenza di obiettivi, no? L'obiettivo del paziente è di avere una buona sopravvivenza, ma anche l'obiettivo dell'azienda di poter continuare a dializzare i pazienti a lungo termine, no? Quello che hanno fatto dopo aver visto questi risultati, hanno passato tutti i pazienti in emodiafiltrazione, tranne quelli che proprio
era impossibile poterli trattare con questa metodica, pur percependo il rimborso per l'emodialisi per una quota, perché non potevano richiedere il rimborso di emodiafiltrazione per tutti i pazienti, per i paletti di cui parlavi tu. Quindi hanno detto rinunciamo a un profitto perché per noi è comunque conveniente, oltre che etico, trattare i pazienti in modo da garantire, la migliore sopravvivenza possibile. Prof, certo, ma questo qua per dire che quando si fanno gli studi bisogna ovviamente includere il più possibile e allo stesso tempo mi veniva in mente un paziente che vidi, non dico in quale centro, ma qua vicino Milano, una bisettimanale in HDF di 3 ore e mezzo, cioè anche quello andiamo poi No, nella anomalia opposta in quel momento, caso. aspetta, aspetta un attimo, Luca, perché il campo della dialisi, dell'emodialisi incrementale, in realtà è di grande interesse. Quindi è possibile che quel paziente che stava facendo la bisettimanale aveva ancora funzione renale residua che gli consentiva di fare una bisettimanale. Quindi non è che tutti i pazienti che iniziano debbano essere messi alla luce di questo studio, in emodiafiltrazione ad alti flussi 3 volte alla settimana almeno 4 ore. È contrario, diciamo, a questo nuovo movimento che dice guardiamo bene la clinica del paziente, non solo il KT su V o in questo caso gli studi clinici, ma rendiamo, diciamo, il trattamento individuale e iniziamo in maniera incrementale. Questo è, secondo me, un approccio molto molto valido. E ci sono anche alcuni studi che hanno cominciato a dimostrare che la sopravvivenza comunque resta molto buona, anche se lo inizi con 3 volte la settimana. Quindi non criticherei il fatto che ci siano dei pazienti in emodiafiltrazione bisettimanale, perché potrebbero essere in questa fase di transizione tra l'inizio della dialisi e il raggiungimento invece della necessità di una dialisi a dosi piene. È chiaro che all'interno di uno studio come quello che ci ha fatto vedere Laura non si poteva mettere pazienti in incrementale, perché sennò non si capisce più niente. Quindi hanno messo dei criteri di inclusione molto, molto precisi. Laura, tu che ne pensi? I Sì, superpelli no. hanno messo. No, cioè, concordo con quello che ha detto, ovviamente. È un aspetto da tenere in considerazione, cioè che comunque ci sono appunto, sono stati posti questi criteri anche per cercare di fornire dei risultati un po' più mirati, secondo me, un po' più facilmente interpretabili, ecco, quindi sì. Però a me è venuta una curiosità, nel senso, da questo studio, emerge che dovremmo comunque rivedere le nostre prescrizioni dialitiche ed eventualmente aumentare la percentuale dei pazienti in HDF. La mia domanda è, ma l'impatto ambientale quale sarebbe? Nel senso di aumentare, cioè sarebbe l'unico limite per mettere, adesso si parla tanto di green nephrology, no? Quindi l'unico mio dubbio è stato questo, cioè quanto mettere molti più pazienti in HDF potrebbe gravare come impatto ambientale, come acqua, come volumi. Ma non credo che sia molto diverso, sai, perché comunque anche in emodialisi il flusso del bagno di dialisi è di 500 millilitri al minuto, no? Quindi quando noi parliamo di ultrafiltrazioni di 23 litri su 4 ore, è solo la quota di, diciamo, di filtrazione in più che una volta c'erano le sacche. Quando io avevo la vostra età, all'inizio dell'emodiafiltrazione, c'era un problema enorme nel fare l'emodiafiltrazione legato al fatto che si usavano delle sacche di infusione come se fossero delle sacche di fisiologiche. E allora lì, quando uno diceva bisogna aumentare i volumi, bisogna mettere 20 litri, voleva dire fare Proprio 20. 10 sacche da 2 litri. Quindi era una cosa, anche da un punto di vista del movimento dei volumi, veramente enorme e anche dei costi, naturalmente. Adesso con l'emodiafiltrazione online, per cui è il rene che produce il fluido da reinfondere, questo problema non c'è più. Quindi io credo che l'impatto ambientale non sia molto diverso tra emodiafiltrazione ed emodialisi. È Meglio. No. comunque un impatto elevato, questo non c'è dubbio.
perché effettivamente è un consumo di acqua e di elettricità e di una produzione del volume di rifiuti molto molto importante. Come navigarlo? C'è differenza. Professore, ricicliamo i filtri come facevano gli americani qualche tempo fa. Allora, ragazzi, teniamo Riutilizzare il presente filtro a che più l'impatto sedute. ambientale. Vabbè, no, niente, era una riflessione che l'impatto ambientale è solo dei paesi, cioè la considerazione sull'impatto ambientale è solo dei paesi ad elevato, cioè paesi occidentali, perché ormai l'India, la Cina, eccetera, se ne fregano altamente dell'impatto ambientale e sono milioni di gente, di cose. Gli Stati Uniti, se arriva Trump, se ne frega altamente dell'impatto ambientale. Quindi facciamo questa considerazione. Invece di passare all'impatto ambientale, pensiamo invece a una mortalità che è migliorata dall'emodiafiltrazione rispetto alla dialisi tradizionale, alla bicarbonato dialisi. Sì, anch'io credo che purtroppo possiamo fare poco per migliorare l'impatto ambientale della dialisi, però pensarci e cercare di fare qualcosa, secondo me è giusto. Avete visto cosa è successo ieri, l'altro ieri in Spagna? È una cosa veramente orrenda. Cioè, quando ti tocca così da vicino, credo che gli abitanti di Valencia, che prima dicevano il problema del global warming non mi interessa nulla, adesso abbiano cambiato idea. E credo che quindi è un problema un po' per tutti, ma ci vorrà molto tempo prima che succeda qualcosa. Poi potrebbe anche essere sufficiente che si scopre che le macchine a idrogeno e comunque tutto l'utilizzo dell'idrogeno potrà evitare di utilizzare poi per sempre il petrolio. Allora, se noi riduciamo tutti i consumi e la produzione di CO2 legata agli idrocarburi, quello potrebbe fare una differenza importante. Quindi magari io sono sempre ottimista un pochino sul futuro, che magari viene fuori qualcosa che ci consente di cambiare radicalmente una situazione critica. D'altronde l'impatto ambientale delle malattie infettive nei secoli scorsi era, almeno per la sopravvivenza del genere umano, molto molto grave. Quello l'abbiamo risolto, purtroppo non del tutto, ma comunque l'abbiamo migliorato in maniera straordinaria. Però l'impatto Prof. ambientale dei trattamenti dialitici è l'acqua che vedo difficile contenere. Non solo l'acqua, pure i materiali, però ricollegandomi alla domanda dell'amica Alessia e quello che diceva il prof sulle dialisi incrementali, tenesse peritoneali o emodialisi. Cioè, oggi comunque abbiamo degli strumenti superiori rispetto al passato per la terapia conservativa, quali possono essere? Abbiamo i nuovi farmaci chelanti del potassio, abbiamo i chetoanaloghi. Combinare trattamenti dialitici ad alta efficienza depurativa con la terapia conservativa potrebbe essere una soluzione di equilibrio tra benessere del paziente, risparmio ambientale e ovviamente, perché no, anche migliore compliance terapeutica, miglior benessere del paziente. Cioè, si pensi anche, ne parlavamo col professore, già lui negli anni 90, il prof Gallini diceva, cioè, le dialisi peritoneali incrementali con due scambi di peritoneale al giorno al posto di quattro o un APD un giorno sì, un giorno no a settimana. Pensate, ogni sacca di dialisi peritoneale ci vogliono 130-150 litri di acqua per ogni sacca. Anche risparmiarne due al giorno sono cifre elevatissime. Va bene. Va bene. Se non ci sono altri commenti, considerazioni, curiosità, se no ne approfitto per ringraziare tutti per essere stati qui con noi al Journal Club, ringraziare il professor Gallieri in primis, tutto il gruppo Somi Team, gli specializzandi della nostra scuola senza i quali il Journal Club non esisterebbe. Grazie soprattutto a Laura, amica e collega, per questa bellissima presentazione e al professor Sabbadini che è venuto qui per darci il suo supporto. E ci vediamo al prossimo Journal Club. Caricheremo la registrazione sui nostri canali di YouTube e il prossimo Journal Club sarà circa tra 3 settimane. Quindi ringrazio tutti per essere Grazie. stati qui.
E per i commenti. Arrivederci a Grazie, tutti. Grazie, prof. Grazie. grazie, Grazie, arrivederci. grazie mille. Buonasera, buonasera.